Ciao Mellon, io sono Ste, l'aspirante elfo, e oggi con me è tornata di nuovo Nenia per affrontare un argomento molto tosto. Ciao. Di cosa parliamo oggi? Allora, oggi parliamo dell'anello, quindi un elemento essenziale della narrazione di Tolkien, come sappiamo. Pensa che c'è chi definisce l'anello il vero protagonista della storia, quindi. Beh, perché se va a avere una sua. Una sua coscienza, io faccio quello che voglio. Beh, un po' è vero se ci pensi. Basta pensare soltanto che è sfuggito un sacco di volte di mano a tutti i suoi precedenti possessori. Ok, allora cominciamo subito. Ok, come vuoi partire? Personalmente volevo fare questa riflessione sull'esperienza dei personaggi che hanno a che fare con l'anello, sia direttamente che indirettamente. Prima di parlare di questo, però, ho pensato che fosse necessaria un'introduzione che riguardasse proprio la natura stessa dell'anello come rappresentazione del male, se così vogliamo dire. Per fare questa introduzione, questo commento iniziale, vorrei rifarmi a quelle che sono le affermazioni di Tom Shippey in uno dei suoi libri. Nella concezione dell'anello, nella rappresentazione dell'anello così come viene presentata all'interno della trama del Signore degli Anelli, è come se fossero contenute in realtà due concezioni, due visioni del male opposte tra loro. E la prima che vede il male semplicemente come assenza di bene, ma soltanto un qualcosa che, tra virgolette, si forma nel momento in cui il bene viene a mancare. Quindi di base tutte le cose sono buone e il fatto che ci sia il male è semplicemente appunto una conseguenza dell'assenza di bene. E poi c'è l'altra visione invece che vede il male e il bene come due forze uguali, entrambe esistenti, potremmo dire, entrambe sullo stesso livello, però ovviamente due forze che sono completamente opposte e continuamente in lotta tra di loro. Da dove arrivano queste due visioni, queste due concezioni del male? La prima che ho accennato è fondamentalmente la visione che offre il cristianesimo, perché il cristianesimo sostiene che Dio ha creato ogni cosa buona e che poi è stata la ribellione di Satana e in seguito Adamo ed Eva, le azioni di Adamo ed Eva, a far sì che ci fosse il male, quindi è stato un loro allontanamento da Dio a causare il male, altrimenti di partenza c'era soltanto il bene. Questa concezione, quindi cristiana, viene ripresa da Sant'Agostino. Infatti, se non mi sbaglio, si parla anche di visione agostiniana del male. E poi viene anche ripresa successivamente da un filosofo, Boezio, che pur senza nominare Gesù Cristo, spiega proprio il male così, spiega il male come assenza di bene, quindi si rifà a quella che è la visione cristiana. E la seconda invece è la visione manichea, quindi quella che appunto vede il bene e il male come due forze che sono contrapposte tra di loro e quindi vede il male come una realtà concreta, potremmo dire come un potere esterno. Ora, naturalmente una persona cristiana non potrebbe accettare in pieno una visione manichea delle cose perché andrebbe appunto contro il cristianesimo. Quello che comunque nota Tom Shippey è che nel modo in cui Tolkien costruisce la trama e nel modo in cui delinea tutta la vicenda dell'anello, il modo in cui l'anello agisce, il rapporto, tra virgolette, dell'anello con i suoi possessori, anche con i suoi non possessori, vedi per esempio Boromir. Nota Tom Shippey che nel costruire tutta la storia dell'anello e nello spiegare il modo in cui l'anello agisce, Tolkien riesce in qualche modo a far convivere queste due visioni opposte del male senza far prevalere l'una sull'altra, cioè come se esistessero tutte e due, anche se è paradossale, è come se esistessero tutte e due all'interno della stessa storia, della stessa vicenda. Il fatto che in tutte le situazioni che vediamo snodarsi all'interno del libro possiamo interpretare il male e nello specifico l'azione dell'anello sia dal punto di vista boeziano, diciamo, quindi seguendo quella che era la visione del cristianesimo, e sia dal punto di vista manicheo. E quindi resta in qualche modo il dubbio, cioè la natura del male incerta, che poi fondamentalmente
fondamentalmente penso che sia lo stesso tipo di dilemma che esiste nella vita reale, perché nella vita reale dipende anche dal tipo di credenze che hai. Se tu sei cristiano, se tu, insomma, per dirla un pochino terra terra, sei d'accordo con quello che diceva Sant'Agostino, allora ok, se sei d'accordo, se la pensi in quel modo è un tuo pensiero, ma chi è che può venire da te a dirti guarda, sbagli, perché non è così, perché in realtà viviamo in un mondo manicheo? Chi è che te lo può dire dimostrandotelo? Cioè, sono comunque dei sistemi di credenze che uno ha. Cioè, sono due visioni opposte, chiaramente con tutte delle implicazioni filosofiche, teologiche, però sono comunque due visioni che potremmo definire entrambe valide. È un po' come abbiamo detto con la provvidenza, che secondo Tolkien c'era sia il fato che il libero arbitrio, un po' lo stesso concetto, che riesce a far convivere in un'unica storia entrambe le cose che sono un po' contrastanti. Sì, è vero, però sai, in quel caso è differente perché comunque riesce a farli convivere assegnandoli a due stirpi diverse. Vero, vero, qui invece è molto più abile a gestire la cosa, secondo me. Sì, perché comunque in realtà qui ho il male uno solo, no? O funzioni in un certo modo o funzioni in un altro, eppure sono distinguibili tutte e due le visioni senza che una prevalga sull'altra. Almeno questo secondo la concezione di Tom Shippey. Poi so che ci sono stati degli studiosi che hanno comunque contestato questa sua visione, nel senso che anche se c'è questa natura del male incerta, comunque so che altri studiosi hanno sostenuto che non per forza bisognava pensare a un coinvolgimento della concezione manichea, nel senso che comunque, essendo Tolkien cristiano, probabilmente di base la sua era una visione come quella di Sant'Agostino, e che quindi il fatto che ci fossero alcuni aspetti che potevano far sembrare, far credere che fosse plausibile anche una concezione manichea, in realtà poi andavano analizzati in maniera differente e che quindi non necessariamente questo manicheismo era presente. Però, vabbè, alla fine questi sono dibattiti filosofici, li lasciamo agli studiosi. Cioè, quello che interessava a me, e adesso ci arriveremo più nello specifico, non era tanto dimostrare che nell'opera c'è il manicheismo, perché, ripeto, questo non compete a me. Io ho spiegato quello che è un po' il punto di vista di Tom Shippey su questa faccenda, e lui sostiene che siano presenti entrambe le concezioni del male e che nessuna delle due riesca a prevalere sull'altra. Questa è una sua idea. Quindi, indipendentemente da qualsiasi speculazione filosofica, rimane comunque un fatto che il male è presente, e questo lo sappiamo, però la natura del male è effettivamente un po' ambigua. Cioè, anche se non necessariamente sono presenti entrambe queste concezioni del male, comunque restano innumerevoli casi nella storia, innumerevoli situazioni nel Signore degli Anelli in cui è difficile stabilire dove comincia l'azione, il libero arbitrio del personaggio e dove comincia invece l'influenza dell'anello. Nel senso che Tom Shippey suggerisce, se il male fosse soltanto assenza di bene, come diceva Boezio, come diceva Sant'Agostino, allora sarebbe soltanto qualcosa che viene dall'interno, nel senso che comunque l'anello amplificherebbe all'interno del possessore dei sentimenti che lui ha già, quindi sarebbe soltanto una sorta di amplificatore psichico. Se invece il male fosse una forza esterna a sé, come dice, come sostiene la concezione manichea, allora l'anello sarebbe un potere esterno. Lui la sintetizza così. Quello che noi vediamo nella storia è che effettivamente sono plausibili entrambe le interpretazioni. Quindi, anche se noi non le associamo a visioni del male, a concezioni filosofiche precise come lui fa, possiamo comunque vedere che entrambe le interpretazioni di male che agisce dall'interno e male che agisce dall'esterno sono presenti e sono entrambe valide. Quello che succede al puledri impennato, quando Frodo si infila l'anello. Come succede questa cosa? Lasciamo perdere il film perché la scena è completamente diversa, parliamo del libro. Nel libro cosa succede? Lui era salito sul tavolo perché stava cantando
di fronte agli ospiti della locanda, perché comunque c'era un'atmosfera molto più rilassata, molto più tranquilla e familiare rispetto a quella che vediamo nel film, ed è stato chiesto loro di presentarsi e di cantare una canzone per rallegrare l'atmosfera. Frodo comincia effettivamente a cantare, all'inizio tra l'altro si sente un po' a disagio per questa cosa, poi però ci prende gusto e quindi che cosa succede? Mentre canta si mette anche a ballare sul tavolo. A un certo punto, come succede esattamente non si sa, l'anello si infila al suo dito, perché lui ha fatto un salto, dopo che ha fatto un salto sparisce. Allora, come è successa una cosa del genere? Lui in seguito la interpreta così: siccome stava giocherellando con l'anello in tasca, perché lui in quel periodo lo portava in tasca, ci stava giocherellando, dopodiché quando è saltato, siccome a un certo punto stava cadendo, allora ha alzato la mano per cercare di frenare la caduta e quindi mentre tirava fuori la mano dalla tasca per alzarla, l'anello si infilava al suo dito. Ecco, questa è un'interpretazione che dà lui a posteriori, perché non si sa spiegare altrimenti come l'anello si sia infilato al suo dito. E noi potremmo dire, va bene, magari è andata veramente così, quindi in quel senso Frodo non ha colpa perché stava pensando a tutt'altro e quindi questo suo gesto di mettersi la mano in tasca è stato fatto così senza pensare. Però potremmo anche pensare, no, invece è colpa sua perché comunque lui si è messo a giocare con l'anello, quindi forse sotto sotto se lo voleva infilare, perché comunque lui era a disagio nella stanza, quindi magari c'era una parte di lui che avrebbe voluto scomparire in quel momento. No, succede a volte quando ci sentiamo a disagio, in imbarazzo, che vorremmo essere da un'altra parte, quindi magari in realtà inconsciamente è stato lui a volerselo infilare. Entrambe le affermazioni sono plausibili. Potrebbe essere stato un suo desiderio inconscio e che quindi lui, giocherellando con l'anello in tasca, in realtà sotto sotto desiderava di infilarselo, oppure potrebbe darsi che lui è completamente, tra virgolette, innocente e che è stata appunto colpa dell'anello che ha colto la situazione e gli si è infilata al dito. Vedi che tutte e due le interpretazioni sono valide. Sì, vero. Non ci avevo mai fatto caso, sinceramente. Quindi vedi, questo è il problema. Quando comincia l'azione della persona e quando comincia l'influenza dell'anello. Sembra facile distinguere le due cose, ma in realtà non è facile per niente. Quando io stavo facendo per esempio la tesina per la maturità, era difficile cogliere appieno il concetto del male, perché non era come nei classici libri che il male è quello, punto. Era molto più fine e frammentata la cosa, molte sfaccettature. Sì, è una visione comunque complessa, perché per l'appunto il male lo possiamo anche vedere come una forza esterna, quindi tu vedi sì Sauron, gli orchi, i Nazgûl, però comunque l'anello, in qualsiasi modo si voglia interpretare la sua azione, però agisce comunque su di te, dall'interno. È vero. Che sia un amplificatore psichico, cioè un qualcosa che rivela soltanto sentimenti e sensazioni che sono sepolti dentro di te, e poi l'anello li porta alla luce, oppure che sia una forza che comunque agisce su di te e ti porta a pensare certe cose, a voler fare certe cose, quindi non è che risveglia cose che tu hai, ma te le suscita esso stesso, cioè che tu credi a una visione o all'altra. È sempre comunque una cosa complicata, è sempre comunque una grande sfida con cui avere a che fare, perché in ogni caso agisce attraverso di te, ti manipola, cioè sempre una manipolazione, che sia in un senso che sia nell'altro. Allora, vediamo se riesco a trovare un passaggio del libro. Sappiamo che comunque durante la scena sul Monte Fato Tolkien pensava a una citazione del Padre Nostro. Mi pare che l'avevi detto anche tu in uno dei tuoi video. Sì, l'avevo detto. Tom Shippey commenta: la citazione che Tolkien aveva in mente quando considerava questa scena sottintende decisamente la duplice natura della malvagità, ma proviene dal Padre Nostro, e non ci indurre in tentazione, ma liberarci dal male. Cedere alla tentazione è affar nostro, si potrebbe parafrasare, ma liberarci dal male è affar di Dio.
Riguardo alle domande su quanto la responsabilità debba essere divisa equamente tra noi e i nostri tentatori e su quante tentazioni si presume che gli esseri umani siano in grado di sopportare ragionevolmente, queste non possono chiaramente ricevere risposta dai semplici mortali. Tolkien aveva visto il problema del male sia nei libri sia nelle situazioni reali e aveva raccontato la sua storia per drammatizzare almeno in parte tale problema, pur senza pretendere di conoscerne la soluzione. Si può quindi vedere un nodo filosofico nella natura stessa dell'anello, un punto che era certamente evidente e profondamente interessante per Tolkien, il quale lo espresse oltretutto con grande cura e riflessione. Questo non è importante solo per quanto riguarda Frodo, perché l'incertezza sulla natura del male domina in un certo senso l'intera struttura del Signore degli Anelli. Tutti i personaggi potrebbero prendere le loro decisioni molto più facilmente se il male fosse decisamente boeziano oppure solamente manicheo. Per esempio, se il male fosse solo assenza di bene, allora l'anello non potrebbe essere nient'altro che un amplificatore psichico. Esso non tradirebbe i suoi possessori, i quali non dovrebbero far altro che accantonarlo e coltivare pensieri puri. Invece ci viene assicurato che nella Terra di Mezzo questo sarebbe fatale. Tuttavia, se il male fosse solo un potere esterno e pieno d'odio, senza alcuna eco nel cuore dei buoni, allora qualcuno avrebbe dovuto portare l'anello alla voragine del fato, ma non sarebbe stato necessariamente Frodo. Esso poteva essere affidato a Gandalf, benché chiunque fosse andato avrebbe dovuto diffidare solo dei suoi nemici, non dei suoi amici o addirittura di se stesso. Questa era la citazione che forse sintetizzava meglio tutta Sì. questa disquisizione. Molto sintetica e dritta al punto e molto chiara, direi. Va bene, direi che comunque con questa introduzione sul male abbiamo finito, almeno io ho detto quello che dovevo dire. Ok, adesso cosa vuoi passare? E vorrei cominciare a introdurre il discorso sui portatori dell'anello. Ok, vai. Allora, i portatori dell'anello, perché ho deciso di scegliere questo argomento? Ovviamente con il tuo permesso. Perché secondo me è un argomento molto complesso che però tendenzialmente viene sottovalutato. Che cosa intendo con questo? Allora, innanzitutto ho visto che c'è una tendenza, non so dire se sia maggioritaria o minoritaria, però comunque sicuramente c'è una tendenza a fare paragoni tra personaggi con esperienze molto molto diverse. Per esperienze intendo esperienze con l'anello. Quindi si tende a fare paragoni tra personaggi che hanno portato l'anello in momenti diversi e per un periodo di tempo molto molto differente, o addirittura a fare paragoni tra un personaggio che l'anello l'ha portato e un personaggio che l'anello non l'ha neanche mai toccato. Allora, capisci bene che fare paragoni del genere è una stupidaggine, cioè io lo dico proprio papale papale, non so cosa passi per la testa di queste persone e sia chiaro che non voglio offendere nessuno, però mettere a paragone delle situazioni così diverse è quantomeno un po' azzardato, cioè sembra che ci debba essere la gara, la corsa a eleggere il personaggio migliore, il personaggio più resistente, il personaggio meno corruttibile, il che, ripeto, fondamentalmente è una stupidaggine, perché se noi leggiamo il libro ci rendiamo conto che essere corrotti, finire nel male, fare del male, è una cosa che può succedere a tutti, nel senso che nessuno è completamente puro, pulito. Siamo tutti suscettibili di tentazione. Cioè, io capisco che ognuno poi ha anche le sue preferenze quando si tratta di personaggi, anch'io ho i miei personaggi preferiti, oh, per carità, però questo fatto comunque di, come dicevo, insistere nel volerti dimostrare chi è il personaggio migliore o chi sono i personaggi migliori e portare come prova questa cosa della resistenza all'anello, non lo so, io la trovo una cosa, insomma, un po' di cattivo gusto, ecco, lo posso dire. Poi, per carità, ognuno faccia quello che vuole. Però, dal mio punto di vista, non facciamo un servizio all'opera di Tolkien comportandoci così, perché non è
una gara non è una corsa a dimostrare chi è migliore, chi è peggiore, chi è. Lui ci ha dato questa storia in cui effettivamente il male c'è, il male è un problema e lo vediamo, però sappiamo che comunque al tempo stesso tutti quanti siamo suscettibili di tentazione. Nessuno di noi è perfetto, nessuno di noi sta al di sopra di quelli che sono i problemi del mondo, di quello che è il problema del male stesso. Quindi mettersi, ripeto, a fare classifiche mi pare lontano da quella che era l'intenzione dell'autore, poi magari sbaglio io. Non è che non si possano fare i confronti tra i personaggi, però se devono essere fatti, devono essere fatti secondo me con cognizione di causa, ecco, mettiamola così. Poi non so tu come la vedi. Secondo me, comunque, senza offendere ovviamente nessuno, è inutile fare questo tipo di cose perché il professore stesso dice che comunque tutti siamo uguali di fronte alla tentazione, quindi non c'è una persona migliore o una persona peggiore, perché tutti siamo uguali e tutti siamo inclini ad essere tentati. Quindi, cioè, per me è inutile quello, il fatto di dover trovare il personaggio migliore o roba del genere. Ma infatti anche per me, perché comunque, come dicevo, un confronto si può anche fare. Ci sono personaggi che sono caduti nel male e non sono più tornati indietro. Prendi Saruman, per esempio. Quindi non è che i personaggi, le loro azioni siano tutte uguali. Il fatto è che comunque all'interno dei cosiddetti buoni, poi ci sono comunque sfumature diverse, ci sono esperienze diverse. Esatto. La storia è complessa, sono tante le implicazioni, sono tanti, se vogliamo, anche i dubbi, le incertezze. Dicevamo prima riguardo alla natura del male, alcune cose rimangono comunque nell'ombra, se vogliamo utilizzare questa espressione. Quindi a che scopo? Per cercare di dimostrare che cosa? Che il tuo personaggio preferito è il migliore di tutti? Non lo so a quanto possa servire, sinceramente. Secondo me è inutile perché comunque anche se un mio personaggio preferito potesse essere tipo stato tentato o quant'altro, non penso che sia peggiore. Cioè, per esempio, un mio amico ha come personaggio preferito Boromir, eppure è stato quasi il primo ad essere tentato dall'anello, però ciò non vuol dire che è un personaggio di basso livello soltanto perché è caduto nelle fauci dell'anello molto prima rispetto a Frodo, rispetto a chi altro vuoi mettere. Diciamo che questa era la motivazione più emotiva Esatto. per affrontare questo argomento, perché a me non piace quando le cose vengono banalizzate o comunque si fanno appunto questa sorta di schemi, di valutazione. Dico, per me delle cose bisogna parlare. Poi, ripeto, il confronto si può fare, però possibilmente senza dover per forza assegnare un valore numerico, ecco, mettiamola così, ai personaggi o cose del genere, perché poi in questi personaggi non sono così diversi dalle persone vere. Quindi io non mi metto a dare numeri alle persone vere, per cui non lo faccio neanche con i personaggi, mettiamola così. Quindi questa era la motivazione emotiva. La motivazione invece, diciamo, più intellettuale è quella che comunque si tratta di un argomento interessante. Per oggi penso che faremo soltanto un'introduzione e che quindi l'argomento verrà sviscerato meglio la prossima volta. Però, giusto per far capire un po' come ho intenzione di procedere, Ok. allora, io credo che la prima distinzione, proprio quella base che va fatta, è tra i personaggi che hanno portato l'anello e i personaggi che non l'hanno portato. Quella è proprio la distinzione base. Quindi possiamo dividere in due gruppi. Il primo gruppo, che per semplificare lo chiamerò gruppo dei non portatori, Ok. e il secondo che chiamerò gruppo dei portatori. I non portatori sono quelli che non hanno mai portato l'anello sulla propria persona. Anche se sono stati vicino a chi l'ha portato, non l'hanno mai portato.
Teniamo a mente questa distinzione perché è quella fondamentale. I portatori, invece, ovviamente, sono quelli che l'hanno portato. Poi vedremo chi l'ha portato di più, chi l'ha portato di meno. A quello ci arriveremo più avanti. Allora, nel gruppo dei non portatori possiamo collocare tutti i membri della compagnia che accompagnano il portatore dell'anello. E poi vorrei menzionare anche qualcun altro. Ovviamente, se dovessimo allargare il discorso, inseriremmo anche più personaggi, però per non rischiare di creare troppa confusione, manteniamoci comunque sulla linea di quei personaggi che hanno avuto a che fare in maniera significativa con un personaggio che l'anello lo portava, quindi nel nostro caso prevalentemente con Frodo, che è quello che lo porta per quasi tutto il libro. E quindi, oltre ai suoi accompagnatori e ai suoi compagni, vorrei citare Faramir e Galadriel. Inserisco anche Faramir e Galadriel in questo gruppo dei non portatori. Nel gruppo dei portatori, ovviamente, oltre a Frodo, inseriamo Bilbo, inseriamo Gollum e inseriamo anche Isildur. Poi c'è un personaggio che, diciamo, transita da un gruppo all'altro, che è Sam. Per la maggior parte del tempo Sam è un non portatore, poi nella parte finale del libro lo possiamo inserire nel gruppo dei portatori. Fatta questa distinzione di base, perché faccio questa distinzione? Ecco, spieghiamolo. Perché l'anello, innanzitutto, sappiamo che ha degli effetti e delle conseguenze, però queste conseguenze non sono le stesse per chi lo porta sulla propria persona e per chi invece non lo porta. Chiaramente non sto dicendo che chi non lo porta non subisce gli effetti, perché comunque li subisce lo stesso. Però non sono gli stessi e non c'è la stessa intensità. Quindi per questo è importante fare questa distinzione, proprio perché l'azione dell'anello non è la stessa su qualcuno che lo porta e su qualcuno che non lo porta. E oltre a questo, bisogna sempre vedere qual è il contesto esterno in cui ci si trova. Per esempio, la compagnia in viaggio è un contesto favorevole all'anello, perché comunque il viaggio è lungo, viene fatto in condizioni disagevoli. All'interno della compagnia ci sono anche persone che non si conoscono. Faccio un esempio, Legolas con gli Hobbit. Non si conoscono personalmente. Si ritrovano insieme in questa missione, però non si conoscevano da prima. Quindi il fatto che ci siano alcuni membri che sono legati da un rapporto di amicizia, ma ci sono altri membri che sono estranei tra loro, o comunque semplici conoscenti, può essere comunque un vantaggio, perché se l'anello si, diciamo, infila tra questi rapporti, se riesce a seminare zizzania, allora è chiaro che poi la compagnia si destabilizza. Per esempio, la compagnia in viaggio è un tipo di contesto relazionale che va abbastanza a favore dell'anello, perché comunque l'anello potrebbe tranquillamente seminare zizzania tra i membri. Questo come situazione ipotetica la sto ponendo, la possibilità c'è. Poi vediamo che nei fatti la compagnia resiste anche abbastanza a rimanere unita. Però questa possibilità c'è. Pensiamo solo al fatto che dopo aver lasciato Lothlórien, Boromir voleva andare a Minas Tirith e gli altri non sapevano chi doveva seguirlo, chi voleva seguirlo, chi invece sarebbe andato a Mordor con Frodo, perché Frodo probabilmente a Minas Tirith non ci sarebbe andato. Quindi diciamo che comunque poi uno scontro generale è stato sicuramente evitato, però non possiamo mai sapere nel momento in cui ci si trova in una situazione in cui gli interessi rischiano di divergere. Lì l'anello va a nozze, perché comunque quando le persone sono in contrasto il male prospera. E quindi questo era giusto per fare un primo esempio. Al di là di quello che è il contesto esterno, che comunque va sempre considerato, dicevo che questa fondamentale differenza, questa differenza di base tra portatori e non portatori risiede proprio nell'intensità degli effetti. Perché comunque per chi lo porta sulla propria persona è chiaro che gli effetti sono
maggiori, sono più intensi. Per semplificare ulteriormente il discorso, ho deciso, diciamo, di fare una sintesi di quelli che sono gli effetti, le conseguenze principali che l'anello causa. Vai. Che cos'è che l'anello causa? Un progressivo distacco dalla realtà. Gandalf spiega a Frodo che se l'anello viene indossato spesso, la persona che lo indossa poi comincia a sbiadire. Quindi, per questo ho spiegato così, ho utilizzato queste parole. C'è un distacco dalla realtà, ovviamente, sia fisico che mentale, spirituale. E questo è un effetto che vale soltanto per chi lo porta. Perché chi lo porta ha la possibilità di indossarlo, e se lo indossa spesso, ci può essere questa conseguenza, questo allontanamento dalla realtà, questo isolamento. Un altro effetto, ovviamente, è l'istigazione alla violenza, che può essere violenza verbale o violenza fisica. Ecco, questo invece è un effetto che può colpire anche una persona che non lo porta. Vediamo, per esempio, Sméagol, che uccide Deagol e lo uccide per impadronirsi dell'anello, quindi lui non era già possessore dell'anello, però gli è bastato vederlo, desiderarlo per arrivare a commettere un omicidio. L'istigazione alla violenza, in questo caso è violenza fisica, ma può essere anche violenza verbale, lo vedremo, è un effetto che invece può colpire sia i portatori che i non portatori. Un altro effetto è il desiderio di dominio sugli altri, anche questo può colpire sia i portatori che i non portatori. Ovviamente questo desiderio di potere, sappiamo che fondamentalmente l'anello, essendo stato creato da Sauron con lo scopo di dominare, ha questa conseguenza poi sulle altre persone, cioè o risveglia sogni di dominio che magari già la persona aveva, forse anche senza saperlo, chissà, o comunque magari li suscita, li provoca nella persona. Torniamo sempre a quel discorso sulla distinzione tra anello come amplificatore psichico e anello come potere esterno. Ora non sappiamo trovare una risposta, non sappiamo quale è delle due, però sappiamo che l'anello crea o comunque risveglia questo desiderio di potere, di dominio. E questo è un effetto che può colpire, come dicevo, sia i portatori che i non portatori. Un altro è la megalomania, credersi capace di tutto. Questa è una cosa che pure colpisce sia i portatori che i non portatori, perché fondamentalmente è connessa al desiderio di potere, credersi capace di fare cose che in realtà sono al di là della propria portata. Come diceva il professore nella lettera quando spiegava se Frodo si fosse dichiarato il padrone dell'anello a Mordor, che avrebbe tentato di sfidare Sauron con tutta la sua potenza perché si credeva, insomma, megalomane del io posso sfidarti per proclamarmi il padrone dell'anello. Ah, tu dici la lettera 246. Sì. Penso che la leggeremo, se non durante questa chiacchierata, la leggeremo la prossima volta perché comunque è fondamentale per questo nostro discorso. Va bene, e poi arriviamo all'ultimo effetto, ultimo ma non meno importante, che è la dipendenza. La dipendenza è un altro effetto che colpisce soltanto chi lo porta, perché quando parlo di dipendenza intendo proprio quel tipo di stato psicofisico che è paragonabile a quello, non so, di una persona dipendente da droghe, da alcol, quello stato lì, quindi proprio una dipendenza effettiva. Colpisce soltanto chi lo porta. Chi non lo porta non può sviluppare la dipendenza. Può sviluppare, dicevo, megalomania, desiderio di potere, ma non la dipendenza, perché finché non lo porti, capisci che c'è comunque una differenza. Lo puoi desiderare, Boromir desiderava l'anello, anche se lo aveva visto a stento, ma un conto è il desiderio, un conto è la dipendenza. Teniamo a mente questo fattore perché è fondamentale. Direi che le premesse sono ben avviate, quindi non lo so se vuoi che cominciamo a fare un commento su qualcuno, su qualche personaggio, non so se vuoi che cominciamo con i non portatori o con i portatori. Io per comodità pensavo di cominciare dai non portatori, però dimmi Sì, tu se vuoi che però cominciamo oppure se
dobbiamo finire qua il discorso. Ah, facciamo un primo non portatore, così almeno. Ok, Ok. allora a questo punto io farei una breve discussione proprio sulla situazione della compagnia. Ok. Sappiamo che almeno apparentemente l'unico membro della compagnia che viene tentato dall'anello è Boromir. Però a questo proposito io comunque suggerisco che in realtà non sia stato l'unico ad avere certe idee. Mi spiego meglio. Boromir è quello che effettivamente soccombe al desiderio. Lo vediamo Sì. benissimo perché poi cerca di prendere l'anello a Frodo. Ma questo non significa che gli altri membri della compagnia non abbiano mai pensato neanche una volta di prendere l'anello o comunque di usare l'anello. Cioè il fatto che non l'abbiano mai detto, che non abbiano mai rese esplicite delle intenzioni di questo tipo, non significa che non l'abbiano pensato. Come si suol dire, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, ma anche tra il pensare e il dire, direi in questo caso. Perché comunque, dato che personaggi come Gandalf e come Aragorn, soprattutto Gandalf, sanno che l'anello è pericoloso. Allora, anche qualora avessero avuto il pensiero di usarlo, non l'avrebbero mai detto. Durante il consiglio di Elrond si discute su che cosa fare dell'anello. E c'è un momento, prima che comunque poi la situazione diventa chiara, prima che Frodo si offra, c'è un momento di silenzio, in cui tutti stanno zitti come immersi in una profonda riflessione. Ecco, io dico, credete che in quel momento a che cosa stesse pensando ogni membro del consiglio? Probabilmente si stava chiedendo se avrebbe mai avuto la forza necessaria per trattare con l'anello. Quindi il pensiero quantomeno ti viene, soprattutto se poi tu entri a far parte della compagnia e hai questo, diciamo, questo compito di proteggere il portatore dell'anello. Il pensiero secondo me ti viene. Cosa farei al suo posto? Potrei essere al suo posto. Sì. Solo che dicevo, un conto è pensarlo, un conto è dirlo. Perché pensarlo è una cosa che comunque ti viene in mente, diciamo, in maniera automatica. Però poi tu a quel punto puoi cercare di allontanare questo pensiero e invece concentrarti su quello che è il tuo compito attuale, ovvero accompagnare il portatore e non diventare tu stesso portatore. Io penso che i membri della compagnia, forse gli Hobbit no, perché gli Hobbit magari, essendo comunque così legati a Frodo, il loro primo pensiero era aiutare lui, proteggere lui. Però pensiamo agli altri, Gimli, Legolas. Possibile che non abbiano mai pensato neanche per un minuto che cosa farei io al posto del portatore? Sinceramente non ci credo. Io penso che almeno una volta si siano posti il problema. La differenza con Boromir è che evidentemente hanno capito che quel tipo di pensiero lì poteva essere un pensiero traditore, tra virgolette, poteva essere uno spiraglio in cui l'anello si sarebbe infilato e quindi hanno cercato di accantonare questo tipo di pensiero. Anche perché comunque membri della compagnia, soprattutto come Gandalf e Aragorn, dicevo prima, hanno secondo me una certa coscienza della pericolosità dell'anello, in particolare Gandalf. Quindi Gandalf, al quale ricordiamo comunque l'anello è stato offerto da Frodo stesso in precedenza, e Gandalf l'ha rifiutato. Perché l'ha rifiutato? Perché si è interrogato su cosa gli sarebbe successo, su cosa lui avrebbe fatto se avesse avuto l'anello. Quindi, ripeti, il pensiero quantomeno deve essergli venuto. Sì, potrebbe anche essere possibile che a uno gli sia venuto in mente Fischia, ma se dovesse pedire Frodo durante il viaggio cosa ne sarà dell'anello, me lo prendo io per portarlo a Mordor, avrò la forza necessaria. Presumo che sia normale comunque. Anche per questo, esatto, magari prendere in considerazione quello che è successo dopo, cioè che poteva succedere dopo. Una situazione in cui Frodo sarebbe stato ucciso, sarebbe stato catturato, insomma, una situazione in cui ci sarebbe voluto qualcun altro che si facesse avanti. Anche perché comunque ricordiamo che quando partono da Gran Burrone, Elrond dice che in questa missione il portatore dell'anello ha degli obblighi e tra questi obblighi c'è quello di non consegnare mai l'anello a nessuno
soltanto ai membri della compagnia o del consiglio in caso di estrema necessità. Quindi, in una situazione di estrema necessità, è chiaro che comunque l'anello doveva andare ad un altro membro della compagnia. A chi penso che qualcuno di loro questa domanda se la sia fatta. Quindi già secondo me questa situazione, cioè questo modo di vedere la situazione, getta una nuova luce, perché comunque se dovessimo attenerci strettamente al testo, diremmo che l'unico tentato è stato Boromir e che gli altri non sono mai stati tentati. Ora, non so fino a che punto si possa parlare di tentazione per quanto riguarda gli altri, però come ho detto, secondo me la differenza non è tanto il fatto che Boromir è l'unico che ha, diciamo, desiderato l'anello. Lui è l'unico che si è fatto sopraffare da questo desiderio. Secondo me la differenza sta lì. Gli altri ci hanno pensato, però sono stati abbastanza forti, da comunque respingere questo pensiero, respingere questo desiderio e quindi mantenere le distanze, impedire che l'anello potesse infilarsi in quello spiraglio. A me piace molto utilizzare questa espressione, no? L'anello che si infila in uno spiraglio, perché secondo me è defetto, cioè in ogni persona l'anello cerca uno spiraglio in cui infilarsi, una faglia, una crepa, per poter così manipolare lo stato d'animo, i desideri e tutto quello che sappiamo, insomma, quindi mi piace molto utilizzare questa espressione. Con Boromir ha trovato lo spiraglio, con gli altri non l'ha trovato, ma non perché era impossibile, ecco, ma perché, come dicevo, gli altri sono stati abbastanza forti da respingere questo pensiero. In primis Gandalf, che secondo me era quello che l'anello avrebbe maggiormente voluto corrompere, perché Gandalf era il più potente del gruppo, quindi sicuramente noi dobbiamo anche pensare che comunque l'anello è come un essere senziente, quindi potremmo dire che i suoi ragionamenti li fa anche lui. Proviamo a metterci un attimo nella sua prospettiva. Qual è la prospettiva dell'anello? Si ritrova, come dicevo, in questo gruppo in cui alcune persone sono unite da vincoli di amicizia, vedi gli Hobbit per esempio, e altre persone invece sono comunque, insomma, diciamo in un rapporto diverso, più superficiale, più si stanno conoscendo in quel momento, insomma. Si trova all'interno di questo gruppo che per l'appunto deve compiere un viaggio accidentato, dove i pericoli sono sempre dietro l'angolo, quindi effettivamente l'anello ha anche la possibilità di riuscire a cercare di metterli l'uno contro l'altro. Se ci pensi, questa è una cosa che viene presa ad esempio anche nel film, no? Nel film vediamo che Galadriel dice a Frodo: la compagnia si sta disperdendo, uno a uno l'anello li distruggerà tutti. Quindi vedi che, per esempio, nel film questa cosa che io dico è stata seriamente presa in considerazione, cioè il fatto che comunque l'anello avesse la possibilità a un certo punto di seminare divisioni tra loro. Ma lo stesso Frodo nel libro, dopo che viene attaccato da Boromir, dice che l'anello comunque sta intaccando la compagnia e che quindi è per questo che lui se ne deve andare. Quindi la possibilità, ti dicevo, che l'anello mettesse zizzania tra loro, secondo me è reale. Anche se non viene magari esplicitata, però comunque noi la sentiamo nelle parole di Frodo. E nel film, per esempio, anche se comunque ci tengo sempre a precisare che il film è un'altra cosa, Galadriel lo dice chiaramente. Quindi già c'è questa situazione qui. Ma se noi ci mettiamo, tra virgolette, nei panni dell'anello, dobbiamo appunto considerare anche tutto il resto, cioè le diversità tra questi membri, il fatto che ci siano membri più potenti, più ambiziosi, membri meno potenti o meno ambiziosi. E sicuramente il più potente di tutti i membri della compagnia è Gandalf. Quindi, siccome sappiamo che più potente sei e più l'anello è pericoloso, perché sappiamo che è così, allora io penso che dal punto di vista dell'anello, la prima scelta fosse Gandalf, perché l'anello ci avrebbe solo guadagnato a corrompere Gandalf. Una volta che Gandalf aveva l'anello, non credo che gli altri membri della compagnia avrebbero potuto fare qualcosa contro di lui. Eh no, direi proprio di no. Poi naturalmente c'è Boromir. Boromir, penso che a un certo punto l'anello abbia visto lui come prima scelta. Non perché Boromir fosse più potente di Gandalf, ma semplicemente perché era più suscettibile
alla tentazione. E infatti poi vediamo che appunto Boromir è stato l'unico a soccombere al desiderio. C'era anche Aragorn poteva essere una buona scelta per l'anello, poteva essere, tra virgolette, una preda appetibile, perché comunque anche Aragorn è potente, certo non come Gandalf, però è potente, deve diventare re, è in un certo senso il primo nemico di Sauron. Perché se escludiamo ovviamente Gandalf e gli altri stregoni che comunque sono giunti nella Terra di Mezzo proprio per aiutare i popoli liberi nella lotta contro Sauron, se escludiamo loro, nella Terra di Mezzo forse il primo nemico di Sauron è proprio Aragorn, perché comunque Aragorn deve diventare re, deve riunificare i regni, chiaramente se c'è Sauron in mezzo ai piedi la cosa non è possibile. Tra l'altro è proprio Aragorn che affronta Sauron con il Palantir a un certo punto. Indirettamente, però è sempre un confronto tra loro. Sì, è vero. Quindi penso che all'anello sarebbe piaciuto finire nelle mani di Aragorn e manipolare Aragorn, perché anche in quel caso sarebbe stato un po' difficile poi per gli altri far fronte alla situazione. Però vediamo che comunque anche Aragorn, come Gandalf, riesce a tenere le distanze, insomma, lui già al consiglio c'è questo passaggio in cui appena Aragorn rivela la sua vera identità, quindi di essere un discendente di Elendil, allora, e di Isildur, quindi di conseguenza Frodo gli dice: allora l'anello appartiene a te. Ma Aragorn subito rifiuta, dice: no, non appartiene a nessuno dei due, né a me né a te. Quindi. Per cui anche da parte sua, come da parte di Gandalf, c'è subito un rifiuto. Ma il punto è questo, è che non basta rifiutare una volta, bisogna essere costanti in questo rifiuto. Quindi secondo me la cosa ammirevole di personaggi come Gandalf e Aragorn è questo, il fatto che loro nel rifiutare l'anello sono costanti. Loro hanno avuto più di un'occasione per impadronirsene. A Gandalf, come dicevo, Frodo l'ha proprio offerto con le sue mani, eppure loro hanno sempre rifiutato. Quindi ecco, da questo punto di vista sì, è giusto fare un elogio di questi personaggi per il fatto che comunque nel loro rifiuto sono stati costanti, ma è anche vero che non sono stati portatori, quindi come dicevo i non portatori alcuni effetti non li subiscono, perché l'influenza dell'anello su chi non lo porta è più indiretta, potremmo dire, mentre chi lo porta subisce un'influenza diretta. Se invece vogliamo spostare un attimo il discorso su Boromir, ecco, io non me la sento di essere troppo dura con Boromir, perché comunque è vero che lui ha ceduto, però nel suo caso vorrei sottolineare una cosa. Innanzitutto che lui non aveva cattive intenzioni, perché non aveva di per sé desiderio di potere, ma aveva questa forma di orgoglio legata molto anche a quelle che erano le sue origini e il suo popolo. Cioè lui non è semplicemente orgoglioso di se stesso, ma è orgoglioso degli uomini di Gondor, quindi della sua appartenenza, insomma, a questo popolo. Per cui voleva l'anello per il bene del suo popolo. Di base non era un cattivo desiderio, non è che dobbiamo pensare a Boromir come un personaggio cattivo. E secondo me non è neanche un personaggio debole, ti dirò. In realtà Boromir semplicemente in questo caso ci offre una visione diversa. Che cosa voglio dire con questo? Voglio dire che durante il consiglio, se ci facciamo caso, Boromir è l'unico che palesemente non è convinto di questa decisione di portare l'anello al Monte Fato. Perché gli altri, sì, ci sono delle perplessità da parte di alcuni presenti, però gli altri alla fine si convincono di questa cosa, si convincono che la cosa più sensata è portare l'anello a Mordor e gettarlo nelle fiamme. Boromir non è mai stato veramente convinto di questa cosa. Ha sempre avuto delle riserve, perché per lui questa idea di andare fino a Mordor, nella terra del nemico, era una pazzia. E da un certo punto di vista non aveva neanche tutti i torti, perché si sta parlando comunque di una missione veramente, veramente azzardata, una missione disperata, potremmo dire una missione suicida. Quindi lui aveva anche ragione ad avere delle riserve. Per cui questo è il punto. Boromir non ha mai creduto veramente all'efficacia
del piano della Compagnia dell'Anello, all'idea che bisognasse portare l'anello a Mordor, che fosse possibile portare l'anello a Mordor per distruggerlo. Per lui una cosa del genere, proprio in partenza, non era possibile, era una pazzia. Quindi, partendo da questo punto di vista diverso, considerando anche che Boromir è un uomo d'arme, quindi è il tipo di persona che crede che certe cose vadano risolte con le armi. Ma non è una cosa che gli dobbiamo rimproverare, perché comunque essendo cresciuto in un clima anche incerto, no? In cui comunque il potere di Sauron aumentava sempre di più, ricordiamoci che Mordor è molto vicina alla città di Boromir. Quindi un uomo cresciuto come un soldato, è anche normale che faccia un certo tipo di ragionamento e che quindi pensi che o si combatte con le armi oppure non c'è storia. Infatti lui considerava l'anello come un'arma, se ti ricordi. Sì. Ma perché non usarla come un'arma? Magari è un dono che ci è stato dato per fronteggiare il nostro nemico. Cerchiamo di guardare le cose dal suo punto di vista. Il suo è il punto di vista di un uomo di guerra. Se rileggiamo alcuni passaggi del consiglio di Elrond, vedremo proprio che emerge questo suo dubbio, questo suo scetticismo. Lui sin dall'inizio non è mai stato convinto della buona riuscita della missione. E ti ripeto, da una parte ha anche ragione, perché effettivamente era un'impresa folle. Non è facile entrare a Mordor. Non si entra con facilità a Mordor, se vogliamo citare il film. E quindi sì, lui effettivamente soccombe a questo desiderio, però penso che sia giusto cercare di capire le sue motivazioni, perché come ho detto, lui comunque non parte da una situazione in cui ha un obiettivo egoistico o malvagio. Ma parte da una buona motivazione, una motivazione patriottica che comunque non è da condannare. Non ha senso dire che Boromir sia malvagio o comunque anche che sia un personaggio debole. Secondo me non è un personaggio debole, è solo un personaggio che in una situazione come questa si è trovato in grande difficoltà perché era una situazione che non, come ti posso dire, non si confaceva a quello che era il suo stile di vita, la sua mentalità, mettiamola così, il suo modo di vedere le cose. Ah beh, sì, ovvio, ma poi scusami, è anche comprensibile il ragionamento che fa, perché essendo cresciuto, è nato in momenti di guerra, quindi avendo visto comunque dover fronteggiare continuamente il nemico e che qualsiasi arma che avevano a disposizione non funzionava, mi sembra anche logico che a una certa si vede questa arma potentissima. E che magari poteva risollevare la sua patria e quindi portare alla liberazione Minas Tirith e Gondor e distruggere quindi Sauron, è palese che gli sia venuto in mente usiamola come un'arma contro il nemico. Non deve essere neanche stata facile comunque vivere la vita che ha vissuto lui e vivere perennemente in allerta di attacchi nemici. Le persone che ce l'hanno con Boromir non le ho mai capite. Cioè, per carità, ognuno può avere i suoi gusti, però prendersela così tanto con lui, ripeto, è vero, ha ceduto, però penso che comunque ci dobbiamo soffermare e cercare di capire il personaggio, da cosa è guidato, qual è la sua forma mentis. Vero. Anche perché comunque, come dicevo prima, nessuno è troppo pulito, nessuno è completamente puro, abbiamo tutti le nostre debolezze. Quindi in questo senso non è molto giusto prendersela con Boromir. Ecco, se lo dobbiamo giudicare, lo dobbiamo fare tenendo a mente questo, tenendo a mente che siamo tutti vulnerabili. Chi più, chi meno, ma lo siamo tutti. Se ci vogliamo mettere un po' più nei suoi panni, basta tipo pensare se avessi la possibilità di salvare una persona che tanto ami con un'arma potentissima, non la useresti? Anche se quell'arma potrebbe distruggerti e robe del genere, non la useresti?
Bella Da domanda. porre anche a chi ci ascolterà. Molto bene, per concludere, io adesso vorrei leggere un passaggio del Signore degli Anelli. Quando Gandalf è diventato Gandalf il Bianco e ha incontrato Aragorn, Gimli e Legolas, a un certo punto dice queste parole: La guerra incombe su di noi e su tutti i nostri amici, una guerra di cui soltanto l'uso dell'anello potrebbe assicurarci la vittoria. Ciò mi empie di grande dolore e di grande paura. Molte cose verranno distrutte e tutto potrebbe essere perduto. Io sono Gandalf, Gandalf il Bianco, ma il nero è ancora più potente. Si alzò e guardò l'Oriente, facendosi ombra con la mano, come se vedesse cose lontane che nessuno di loro scorgeva. Quindi scosse il capo. No, disse a bassa voce, non lo potremmo più raggiungere. Di ciò perlomeno possiamo essere contenti. Nessuna tentazione più di adoperare l'anello. Ecco, perché Gandalf dice una cosa del genere? Nessuna tentazione più di adoperare l'anello. Pensiamoci bene. Secondo me si può ricollegare tranquillamente al discorso che facevo prima, cioè al fatto che durante il viaggio della compagnia effettivamente il pensiero di usare l'anello deve essere venuto in mente a qualcuno, a lui come ad altri membri della compagnia. Infatti Vero. dice, adesso che il portatore è lontano, adesso che abbiamo preso delle strade diverse, non c'è più la tentazione di usare l'anello. Direi che questa era la ciliegina sulla torta, almeno per oggi. Sì, abbiamo concluso la chiacchierata con la perfezione proprio. Va bene, allora la prossima volta riprenderemo questo discorso sui portatori dell'anello e sui non portatori. Io, come al solito, finisco dandovi i nostri riferimenti bibliografici. Come al solito, ovviamente, la prima cosa indispensabile e immancabile è la lettura del Signore degli Anelli. E poi, per la mia introduzione iniziale, mi sono rifatta a Tom Shippey e in particolare a quello che dice nel suo libro La via per la terra di mezzo, che è uno studio filologico dell'opera tolkieniana, quindi abbastanza complicato da leggere, ma comunque bellissimo, io ve lo consiglio tanto e per nostra fortuna lo trovate tradotto in italiano, quindi andate sul sicuro su questo. Io in caso comunque me lo lascio in descrizione se lo volessi comprare direttamente dopo l'audio. Quindi direi che per oggi è tutto, vero Nenia? Grazie Sì, è tutto, io vi saluto, grazie ancora. a te per essere stata qui e Mellon, se ti va, ci vediamo in settimana con un nuovo video e io ti auguro una magica ed elfica giornata. Ciao!